Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sentite il rumore della pioggia? È perché la Roma finalmente ha preso un giocatore che conoscerete anche voi, così non devo spiegarvi chi minchia è, come faccio sempre. Comunque, a parte ciò, la Roma prende Gonalon, per me è un gran colpo ragazzi. Sicuramente qualche interista qua sotto si lamenterà perché non ho avuto a che fare tutto il pomeriggio, perché secondo loro è giusto che hanno speso quella cifra per i due giovani. Fate come vi pare, purtroppo ragazzi ormai in Italia non si può più dire, scusate per il rumore, piove, comunque non si può più dire la propria perché venite subito attaccati. Io ragazzi vi dico la verità, dico come la penso, se l'Inter dovesse comprare Borja Valera a 7 milioni per me è 10 come colpo, è 10. Guarda come piove, se l'Inter dovesse comprare Manolas per 30 è 10 come colpo, però secondo me se dovesse comprare Skriniar a 20 o a 18 o a 12 o a 15, insomma calerebbe un po'. Parliamo di Gonalon ragazzi, sono veramente molto contento, abbiamo pagato una stronzata. 3 milioni adesso e 2 l'anno prossimo, per un totale di 5 milioni di euro, ragazzi. Fortissimo, voi direte perché avete pagato così poco? Perché andava in scadenza l'anno prossimo, motivo per cui, almeno in questo caso, stiamo tranquilli. L'abbiamo pagato poco e ci abbiamo un centrocampista valido. Questo è capitano del Lione, quindi ragazzi pensate anche che poi tu dici no, si è ritirato Totti, tutti che c'è solo un capitano, allora Monchi ha detto ora vi faccio vedere, io prendo i capitani di tutte le squadre, perché ha preso il capitano del Messico, cioè Moreno, capitano del Lione, mo aspettiamo qualche altro capitano così facciamo veramente la squadra di capitani. No, a parte ciò sono contento perché ragazzi è anche un leader, diciamo, cioè essendo capitano è anche un leader, le gioca veramente tutte senza calare mai minimamente, perché comunque pensate negli ultimi 3 anni ha giocato una cosa come tipo 130 partite, che credo che 130 partite negli ultimi 3 anni li abbia giocati veramente pochissimi giocatori, e sono contento di questo. Purtroppo in Italia c'è poca coerenza. Perché dico che c'è poca coerenza? Perché a gennaio tutti a dirmi sì, madonnate col Lione, ve faranno un culo così quelli c'hanno, e mi elencavano questi 5 giocatori: Lacazette, Gonalon, Fekir, Tolisso e Gezal. Mo che la Roma sta su Gezal e ha preso con Alon, so due pippe, va benissimo così. Io sono contento così ragazzi, almeno partiremo un pochino sottovalutati, speriamo, e poi vedremo come andrà. Per me è un giocatore molto funzionale al gioco di Francesco. Staremo a vedere come si gioca, come sarà poi effettivamente il centrocampo. Però in questo momento abbiamo Nainggolan, Strootman, De Rossi, Pellegrini e Gonalon. Abbiamo quindi 5 potenziali titolari che giocheranno tutti e si alterneranno. Per me manca solamente un uomo mediocre, diciamo, un uomo che sappia fare la panchina. E per me quell'uomo è Giaccherini, ragazzi, che fa panchina, non si lamenta mai, può giocare dappertutto. E poi c'è 6 centrocampisti nel gioco del 4-3-3. Per me con le 3 competizioni è perfetto, veramente perfetto. Che vi posso dire ragazzi, sono contento, segna abbastanza, non è un top player, non è un bomber, ma segna ogni tanto, non troppo, dico la verità, però il golletto ogni tanto te lo fa, diciamo è un, che cazzo ne so, non so dire adesso, però è un giocatore, non è quel centrocampista in più che ti segna, quel centrocampista leader, quindi sa gestire la squadra, è bravo ragazzi, squadre come il Napoli ad esempio c'era stato sopra per tantissimo tempo, poi ovviamente il Lione sparava alto per due motivi, il primo è perché anche il Lione faceva la Champions e quest'anno non la fa, il secondo motivo è proprio perché Gonalon era il capitano e non era in scadenza, quest'anno è in scadenza, quindi ci hanno fatto 5 milioni perché almeno 2 soldi ce l'hanno fatti. Sono veramente molto contento, complimenti a Monchi, come colpo do pure 8 e mezzo perché abbiamo preso un giocatore che per me è forte. Io quando ho letto Roma Gonalon ho detto tanto non lo prenderemo mai, perché se il Napoli ci ha trattato 20-30 e quegli altri rompevano e non glielo davano, figurate se riusciamo a prenderlo noi adesso come stiamo messi. Invece no, perché Monchi è riuscito a calare, visto lo stipendio, a trattare con il giocatore, a chiudere un 3+2, diciamo che prenderà anche abbastanza di stipendio, 2,8 milioni, però ragazzi secondo me li vale e quindi saremo a vedere come si comporterà. Detto questo, sono veramente molto contento dell'arrivo di Gonalon, non posso dire nient'altro. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di farmi sapere qui sotto che cosa ne pensate di questo nuovo acquisto romanista. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il link del Maestro 2.0 che apprende i pronostici, è veramente bravissimo. Prende sia NBA che calcio, veramente tutto quello che insomma consiglia prende. E niente ragazzi, buon shalala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. E forza Roma!